possono essere utili. Poi ci sono delle abitudini nascoste, invece, abitudini consapevoli, che il nostro cervello, diciamo, ci ha indotto in qualche modo a ripetere e quindi noi le ripetiamo anche se sono dannose, non siamo neanche consapevoli. Soprattutto nelle relazioni sentimentali-affettive, spesso coltiviamo delle abitudini estremamente dannose. Quindi sarebbe molto utile. Invece è importante imparare a, come dire, diventare consapevoli. Ma le abitudini sono, ad esempio, abitudini fisiche, ad esempio il linguaggio non verbale, come cammini. Se tu hai preso l'abitudine a camminare, tu sei donna, camminare come un bersagliere, è una cattiva abitudine, no? Cioè, ecco, quello che dico ogni tanto, no? Se vuoi essere femminile, devi prendere l'abitudine a essere femminile. Se vuoi, se sei abituata sempre a camminare con gli anfibi, poi difficilmente riuscirai a camminare con i tacchi a spillo, cioè camminerai con i tacchi a spillo, ma sarai goffa, non sarai femminile, sarai, diciamo, si vede che non è un qualcosa. È come quella che si veste sempre, diciamo così, si veste sempre con le felpe e le cose, poi quella volta che si mette la gaipière, le cose, risulta ridicola perché si vede che lo fa, non dico come una forzatura, ma è un qualcosa che non le è connaturato in lei, perché l'abitudine deriva da qualcosa che diventa connaturato con te, no? Quindi questo, se noi vogliamo sviluppare una qualità, che può essere la mascolinità, la femminilità, la capacità di, diciamo, gestire il linguaggio non verbale, qualunque cosa, noi dobbiamo imparare a farlo. Esatto, come il catramista al matrimonio vestito a festa, dobbiamo imparare a gestire, no? E quindi ci sono delle abitudini fisiche, ad esempio come cammini, è un'abitudine, no? Noi non è che ci rendiamo conto di come camminiamo. Eppure il camminare è un'abitudine consolidata, ma ad esempio abitudini anche sociali. Se tu sei abituato a guardare verso il basso, a non guardare negli occhi una persona, quindi la prima cosa che dobbiamo fare per cambiare un'abitudine è quella di renderci conto di quello che stiamo facendo, soprattutto nelle abitudini, diciamo, fisiche, no? Se una persona si abitua quando parla con qualcuno a guardare per terra, a guardare di qua, a guardare di là, no, lo fa senza rendersene conto. Allora, la prima cosa è dobbiamo renderci conto di quello che stiamo facendo. Dobbiamo renderci conto che se quello che stiamo facendo è positivo per noi o è negativo. Perché se è negativo dobbiamo cambiarlo. Dobbiamo imparare, diciamo, a gestire diversamente. Una buona abitudine, ad esempio, è quella di sviluppare autostima. Ma l'autostima dobbiamo impararla, l'autostima dobbiamo impararla a far crescere, dobbiamo impararla a sviluppare, deve diventare una abitudine. Quindi in particolare, diciamo, dobbiamo per coltivare l'autostima prendere sotto controllo il tipo di parole che noi usiamo verso noi stessi. Perché noi abbiamo un dialogo interno di cui spesso non siamo consapevoli e questo dialogo interno diventa molto più potente se viene espresso, diciamo, in uno stato emozionale. Lo stato emozionale è quello che rende, diciamo così, salutiamo Pink, il terreno fertile, no? Quindi una buona abitudine è quello di utilizzare, per creare l'autostima, è quello di utilizzare delle parole positive nei nostri confronti, soprattutto quando viviamo uno stato emotivo, oppure quando viviamo uno stato simile ai sogni, nelle fasi ipnagogiche e ipnopompiche, cioè di addormentamento e di risveglio. Quindi questa è una delle abitudini che noi spesso abbiamo e che non riusciamo a gestire, non riusciamo a governare, no? L'abitudine della lingua, di quello che diciamo, di come parliamo. Quindi l'autostima bassa, ovviamente, quindi che comprende un